Universal Solaro per continuare il proprio periodo positivo con Mr. Broccanello alla guida, l'Aurora CMCU boldese che deve dare un giro di vite dopo l'ultimo periodo davvero nero e l'inizio. Non è dei più promettenti per la squadra di Gilardengo il contrasto tra Bortignone e Fabozzi, secondo il direttore di gara addirittura. Cartellino rosso e per 86 minuti l'Aurora CMCU boldese dovrà giocare in 10. Calcio di punizione di Parisi, deviato dalla barriera in calcio d'angolo, spinge forte sfruttando la superiorità numerica il Solaro, palla dentro di Giglio per Fabozzi, sembra fatta, la conclusione però è troppo forte e non inquadra la porta di Pasiani. Somaini prova a incunearsi a sinistra, un paio di belle giocate sulla corsia, palla dentro, allontana Banfi il pericolo, con coraggio prova a farsi vedere anche l'Aurora con questo destro al volo da parte di Maiorano, su cui Bizzi si distende ad allontana. Spinge forte però il Solaro con Giglio ancora in area di rigore, conclusione col sinistro, si allarga troppo la battuta mancina dell'attaccante del Solaro, ma in avvio di ripresa che i ragazzi di Broccanello producono il massimo sforzo, non perfetto Pasiani sulla conclusione di De Giorgi, il tap-in vincente di Fabozzi che dà il gol del vantaggio all'Universal Solaro, che scardina quindi la tenuta coraggiosa della squadra di Gilardengo. Due minuti dopo addirittura arriva il 2-0 con questo intervento di Bernareggi su Fabozzi, giudicato irregolare dal direttore di gara. Dal dischetto si presenta Giglio, spiazzato Pasiani, è la perfetta trasformazione del 2-0 che fondamentalmente chiude i giochi e la partita, anche perché l'Aurora non riesce proprio a reagire, rischia anche di subire il terzo gol con questo tentativo con il destro in diagonale da parte di Fioroni, che si schianta contro il palo prima di terminare tra le braccia di Pasiani. L'Aurora prova un break con questo tentativo da parte di Bartucci, suo tiro cross che però non inquadra la porta di Bizzi. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, altra chance per il Solaro, girata debole di Fioroni, poi bravo Pasiani due volte, questa volta su Panariello. La grande chance per il 3-0 con il tocco dentro di Franco per Di Patria, la palla dentro, si divora davvero la Solaro il gol numero 3. E allora prova a dimezzare lo svantaggio nel finale l'Aurora con questa conclusione di Bernareggi, che però termina alta, a testimonianza veramente di un periodo nero per l'Aurora boldese. L'Universal Solaro può festeggiare i tre punti.